La serie di The Last of Us è sempre più vicina. Il primo trailer ufficiale ci ha mostrato alcune sequenze iconiche e ci ha informato che l'adattamento del gioco Naughty Dog arriverà in Italia tramite Sky and Now nel corso del 2023. Se avete giocato a The Last of Us, sarete sicuramente curiosi di sapere come HBO avrà gestito una delle esperienze narrative più interessanti degli ultimi anni. Per questo iniziamo dall'andare a vedere chi è stato scelto per interpretare i vari personaggi principali e quali saranno quelli creati appositamente per la serie. Joel è un sopravvissuto, un uomo tormentato dai traumi del suo passato, scaltro e disilluso, che si è adattato a vivere nella zona di quarantena lavorando come contrabbandiere. Sarà proprio un incarico affidatogli quello di scortare una ragazzina attraverso il continente a dare il via alla vicenda principale raccontata in The Last of Us. Interpretato da Troy Baker nei giochi, all'interno della serie TV, Joel sarà portato sullo schermo da Pedro Pascal. Noto al grande pubblico per il suo Oberyn Martell nel Trono di Spade e il Mandaloriano in Star Wars The Mandalorian, Pascal ha dichiarato di aver visto l'inizio del gioco grazie a suo nipote e di esserne rimasto impressionato. Sara è la figlia di Joel che insieme al padre si ritrova ad affrontare il panico generato dallo scoppio dell'apocalisse zombie. Per interpretarla HBO ha scelto la giovane Nico Parker. L'attrice fa il suo debutto con il Dumbo del 2019 diretto da Tim Burton. Il ruolo le permette di essere notata e prendere parte nel 2020 alla miniserie HBO The Third Day al fianco di star del calibro di Naomi Harris e Jude Law. Nel 2021 appare anche insieme alla madre nel film di fantascienza Reminiscence. Per interpretare lo zio Tommy, fratello minore di Joel, ex soldato e convinto idealista, la produzione si è affidata al talento di Gabriel Luna. L'attore americano ha dato il volto al Ghost Rider della serie Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. e nel 2019 fa la sua comparsa in Terminator Dark Fate, interpretando l'androide Rev-9. Pare che durante le riprese della serie all'attore sia stata fornita una PS5 per poter giocare a The Last of Us e permettergli di entrare al meglio nel personaggio. Dopo lo scoppio dell'infezione, i sopravvissuti hanno dovuto adattarsi alla vita nelle zone di quarantena. È qui che Tess incontra Joel, diventando sua partner nelle missioni di contrabbando. Si ritroverà quindi ad accompagnare i protagonisti nel loro viaggio. Tess sarà interpretata da Anna Torv, già star di Fringe nei panni dell'agente dell'FBI Olivia Dunham dal 2008 al 2013. L'attrice ha anche avuto il ruolo di Wendy Carr in Mindhunters, serie thriller prodotta da Netflix. Marlene è un personaggio chiave. A capo di un gruppo di resistenza paramilitare, è proprio lei ad affidare a Joel l'incarico che metterà in moto la storia. Nel gioco era stata interpretata dall'attrice Merle Dandridge, che riprenderà il ruolo anche nella serie TV. L'attrice arriva direttamente dai musical di Broadway, prendendo ruoli in serie televisive come Sons of Anarchy e The Night Shift. Ma per il pubblico dei videogiocatori è nota per aver dato la voce ad Alex Vance in Half-Life 2 e proprio per la parte di Marlene nei due capitoli di The Last of Us. Un burbero sopravvissuto che ha isolato e cosparso di trappole un'intera città per difendersi dal mondo esterno, Bill è una vecchia conoscenza di Joel. Sappiamo che nella serie avrà il volto di Nick Offerman. Attore, scrittore, comico e produttore, Offerman è ricordato per il ruolo di Ron Swanson nella sitcom Parks and Recreation e per la sua interpretazione di Richard McDonald in The Founder. Nella serie di The Last of Us, l'attore sarà spalleggiato da Murray Bartlett nel ruolo di Frank. Nel gioco, Frank è un personaggio che vediamo solo per pochi istanti. Ha vissuto insieme a Bill, non ha dialoghi e non sappiamo quasi nulla di lui. Sarà interessante vedere se nella serie TV ci verrà data qualche altra informazione. A dare vita al personaggio sarà Murray Bartlett, attore australiano già scritturato da HBO per le serie Looking e The White Lotus. Siamo sicuri che chiunque abbia giocato per intero il primo The Last of Us non dimenticherà tanto facilmente Harry e Sam. I due fratelli, anche loro dei sopravvissuti in fuga, incroceranno presto la strada dei contrabbandieri. Sullo schermo, Lamar Johnson vestirà i panni del maggiore, Henry, mentre il piccolo Sam avrà il volto di Kayvon Woodard. Lamar Johnson è un attore e ballerino canadese, appare nel film Honey prima di raggiungere la fama come ballerino hip-hop grazie allo show The Next Step. Una prima volta invece per Kayvon Woodard con The Last of Us che sarà il suo primo ruolo importante.
la giovane Ellie è il personaggio attorno a cui ruotano quasi tutte le vicende di The Last of Us. Immune all'infezione, la ragazza viene affidata a Joel per compiere un viaggio attraverso il paese che potrebbe cambiare le sorti dell'umanità. L'interprete scelta per questo ruolo è Bella Ramsey, altra vecchia conoscenza della serie Il Trono di Spade, dove veste i panni di Lyanna Mormont. Ramsey si è detta entusiasta del progetto e prenderà il posto di Ashley Johnson, che aveva impersonato Ellie all'interno dei giochi. HBO ha già reso noto che nella serie vedremo alcuni personaggi inediti, non presenti all'interno del gioco originale. Non ci sono molti dettagli in merito, sappiamo che due di loro saranno interpretati da Graham Greene ed Elaine Miles, nel ruolo rispettivamente di Marlon e Florence, una coppia che vive nel Wyoming. Il coinvolgimento di Melaine Linsky è stato rivelato proprio grazie al trailer. L'attrice sarà Kathleen, la leader di un gruppo rivoluzionario con base a Kansas City. Recentemente tra le protagoniste di Yellow Jackets ha potuto recitare in The Last of Us perché è una grande fan del produttore esecutivo Craig Mazin, già ideatore della miniserie Chernobyl. Jeffrey Pierce, che nel gioco originale aveva dato vita al personaggio di Tommy, nella serie avrà invece il ruolo di Perry. Pierce ha dichiarato che questo personaggio ha enormi implicazioni per gli eventi che accadono nel gioco. Anche Troy Baker e Ashley Johnson, che interpretano Joel ed Ellie nei giochi, faranno la loro apparizione nella serie, ma non è ancora noto con quali ruoli. Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questo adattamento di The Last of Us? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!